Un rapporto vitale perché l'Italia è un membro fondatore dell'Unione Europea, ha un'importantissima economia reale che, come noto, è il tema di maggiore interesse su cui la Fondazione Edison ha incentrato le sue ricerche in tutti questi 20 anni, e l'Italia ha molto da dire come contributo all'industria manifatturiera, all'agricoltura e al settore dei servizi dell'Unione Europea, ha molto da dire anche in termini di innovazione e certamente può contribuire anche a un ridisegno delle regole europee, alla ricerca di un maggiore equilibrio tra crescita e comunque il rigore fiscale che è necessario per mantenere unita l'area dell'euro. Il manifatturiero italiano sta frenando anche perché c'è un contesto internazionale in rallentamento, e poi c'è stato un rallentamento anche degli investimenti interni nell'ultimo anno, però è un manifatturiero che si è molto rafforzato negli ultimi anni. Ricordo che il piano Industria 4.0 ha permesso, solo in termini di investimenti in tecnologie abilitanti, alle imprese italiane di investire 10 miliardi di euro, una cifra enorme che ha permesso a molte imprese di cambiare letteralmente volto. Quindi queste imprese oggi, anche se c'è una crisi, sono più forti di quelle che purtroppo hanno dovuto sopportare la crisi del 2009 e poi quella dell'austerità nel 2011-13. I punti deboli in questo momento li vedo soprattutto in una necessità di, dopo aver investito tanto in tecnologie, di avere anche personale qualificato che possa saper utilizzare queste macchine. C'è necessaria una riforma dell'istruzione che permetta una valorizzazione di quegli istituti tecnici che fecero grande la Lombardia e il Nord Italia già alla fine dell'Ottocento. Tutti i nostri ingegneri elettrici dell'epoca contribuirono in maniera decisiva anche alla nascita della Edison, di cui ci troviamo qui oggi.